E quindi vedete che a noi aprire ai quarantenni il lunedì non è che ci risolve nulla, anzi ci crea un problema, perché siccome stiamo vaccinando a spromba tutti i cinquantenni, li dovremmo far spostare ai primi di giugno per cominciare a vaccinarli, quando, grazie al fatto che abbiamo allungato i tempi per la seconda dose di Pfizer e di Moderna, come vedete si sono liberati degli spazi all'inizio di giugno, quando non dobbiamo più rivaccinare con la seconda dose quelli che abbiamo già vaccinato le settimane precedenti con Pfizer e con Moderna. Quindi noi siamo pieni, non abbiamo buchi, non abbiamo bisogno né eventualmente di abbassare l'età, né tantomeno di fare questi Vax Day di cui molti parlano come se fosse un'idea brillante. I Vax Day servono a camuffare il fatto che non si riescono a fare le prenotazioni secondo una linea precisa, coerente e continua. Quando tu sei in difficoltà, e non lo nego, noi l'abbiamo fatto ai primi di aprile, se vi ricorderete, un sabato e domenica abbiamo fatto il Vax Day per gli over 80, perché volevamo accelerare le vaccinazioni degli over 80. Adesso a noi di fare un Vax Day non ci passa neanche per l'anticamera del cervello, perché siamo pieni, non abbiamo i vaccini sufficienti per fare anche i Vax Day, come vorremmo vaccinare tutti i dipendenti delle aziende lombarde. Siamo già pronti, ci sono i protocolli, ci sono gli accordi, abbiamo fatto le riunioni, siamo tutti lì con la siringa pronta.